La morte di 30 bambini sotto una scuola, crollò una scuola per questo terremoto, una scuola costruita addirittura con criteri, si disse allora, antisismici, c'è stato un processo e ci sono state anche delle condanne. In quei giorni tutto il mondo studentesco italiano era diviso in due fazioni. C'era una parte di quelli che volevano approfittare dell'occasione, diciamocelo chiaramente, per farci qualche mese o qualche settimana di occupazione, autogestione e quindi impegnare un po' di tempo per non fare lezione, e un'altra parte indignato per quello che era accaduto e cercava in qualche modo di provare a risolvere il problema. Voi dovete sapere che io facevo lezione a Pomigliano d'Arco, nel liceo Embriani, in uno di quei tanti edifici ad uso abitativo, che in realtà non erano nient'altro che stanze da letto, cucine, facevamo lezione, e voi ne sapete qualcosa, insomma, non è che è una vecchia realtà, purtroppo è ancora una realtà che interessa tante scuole. Io ero appena stato eletto rappresentante degli studenti e decisi insieme agli altri tre rappresentanti degli studenti di andare dai docenti e dal preside a proporre un patto. Noi non facciamo un solo giorno di festa, noi studenti. Tutte le manifestazioni le facciamo durante gli orari di assemblea di istituto o la domenica o il pomeriggio, però voi docenti e tu dirigente venite ai nostri cortei, venite alle riunioni con il sindaco e l'assessore provinciale a chiedere un istituto superiore degno di questo nome. Questa è un'esperienza che mi ha segnato per tutta la vita, perché dopo solo 3 anni, non di battaglia, ma di campagna di sensibilizzazione, fui chiamato come rappresentante degli studenti, perché fui rieletto 2 volte, a porre la prima pietra del nuovo istituto superiore del liceo classico scientifico Vittorio Imbriani. Io non ve la racconto per raccontarvi un'esperienza personale. Io ho capito lì una cosa, che per ottenere qualsiasi risultato bisogna essere credibili, devi fare quello che dici, non puoi chiedere una scuola migliore e sfruttare l'occasione mentre lo chiedi per fare meno ore di lezione. Non puoi chiedere classi migliori per fare lezione e lo stai chiedendo non facendo lezione o marinando la scuola o approfittando di quel tempo. Perché altrimenti si rischia l'effetto opposto, si rischia l'effetto pretesto. E io questo non lo rivolgo alle persone qui presenti. Io personalmente condivido con voi quello che ho imparato, che se vuoi chiedere qualcosa di meglio devi avere cura di quello che già hai. E non è un edificio scolastico che risolve i problemi della scuola in questo paese, credo che conveniamo tutti. La scuola ha tanti altri problemi, ma questa è una cosa che già avete e vi chiedo, e chiedo a tutto il territorio, di custodirla, perché custodire bene questo significa avere quella credibilità per poter chiedere altro. Qui non si fa soltanto, no, anzi, qui non si fa cucina, non si fa enogastronomia, non si fa ospitalità, qui si fa cultura. Voi siete ambasciatori e sarete ambasciatori della nostra cultura nel mondo. Pensate solo che c'è un'azienda americana che si occupa di brand, che ha studiato che se il Made in Italy fosse un marchio, e non lo è, perché Made in Italy è solo scritto sui prodotti Made in Italy, ma non è un marchio, un brand. Se fosse un brand sarebbe il terzo più famoso al mondo dopo Coca-Cola e Visa. E di certo non possiamo dire che Coca-Cola e Visa siano delle eccellenze di un territorio. Quindi siamo il primo paese al mondo che esprime eccellenze, il primo per quanto è famosa questa eccellenza. E voi ne avete una parte. E non parlo solo dei prodotti, parlo dell'arte che abbiamo di far conoscere quello che ci distingue nel mondo. E allora, se avremo la credibilità, potremo andare da qualsiasi parte come paese, ma potremo andare anche da qualsiasi parte dal punto di vista professionale. Io vi consiglio una cosa, molti di voi magari si ritroveranno a fare impresa in futuro o a lavorare per un'impresa. Vi consiglio di utilizzare tutti gli strumenti che questa Repubblica fornisce per potersi lanciare nel mondo del lavoro, perché ci sono tanti fondi che vengono dall'Europa, che vengono dai ministeri e che si conoscono pochissimi, pochissimo. Vi chiedo di andare a vedere
sul ministero, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico o sui siti degli assessorati regionali, qualcosa c'è che però viene utilizzato troppo spesso sempre dagli stessi per mancanza di conoscenza di tutti gli altri. Se noi veramente vogliamo provare a cambiare questo paese, dobbiamo partire prima di tutto, scusate se stresso il concetto, dalla credibilità. Allora prima il sindaco De Magistris parlava con molta tenacia dei fondi dedicati alla scuola e io con questo concetto vorrei concludere. Questo è un paese in cui ci sono 800 miliardi di euro di spesa pubblica ed è un bilancio dello Stato che è come il bilancio delle famiglie italiane. Se una mamma di famiglia ha un problema a pagare la bolletta del gas e della luce, che cosa fa? Taglia l'abbonamento magari al satellitare. Non vi vedete la partita del Napoli, ma almeno vi riscaldate e potete utilizzare la corrente elettrica. Questo è lo stesso concetto che deve valere anche per lo Stato. Se si tagliassero le spese inutili, avremo tanti soldi per rimettere in piedi la nostra edilizia scolastica. Grazie. Grazie. Grazie al vicepresidente.